Operazione condotta oggi a Verona dalla Polizia di Stato, che ha portato alla cattura di 16 appartenenti a un'organizzazione definita genericamente Baby Gang, ma che è una vera e propria organizzazione criminale, e la continuazione di un'attività che la Polizia di Stato, la Direzione Centrale Anticrimini, attraverso le squadre mobili, sta svolgendo sul territorio nazionale nei confronti di gruppi giovanili che si sono costituiti in vera e propria associazione a delinquere e hanno commesso reati gravissimi. Dalla fine dello scorso aprile la Polizia di Stato ha svolto diverse attività investigative coordinata sia dalle procure della Repubblica competenti che dalle procure presso i minori di diversi territori. Sono 6 le operazioni che abbiamo condotto fino ad oggi, che hanno portato alla cattura di ben 50 appartenenti a queste organizzazioni. Abbiamo diversificato il piano dell'intervento. In questo caso abbiamo curato la repressione di reati consumati gravi da questi gruppi che si sono dati delle strutture di vere e proprie organizzazioni. Quindi l'azione di contrasto è stata un'azione di contrasto finalizzata a colpire un'organizzazione alla stessa maniera in cui noi operiamo quando ci confrontiamo con organizzazioni composte da maggiorenni. I reati contestati sono gravi, andiamo dalla rapina all'estorsione, alla minaccia, alla violenza sessuale. Si tratta di un fenomeno diffuso su tutto il territorio e su questo fenomeno noi continueremo ad agire perché è importante diversificare l'azione, da un'azione di prevenzione finalizzata a incidere sul cosiddetto disagio giovanile, forse anche caratterizzato dal periodo post-pandemico, dobbiamo passare a un'azione di contrasto alla repressione di questi comportamenti che sono comportamenti criminali che poco hanno a che fare col disagio giovanile, ma che costituiscono attività criminali a tutti gli effetti.